Episodio di Enotria The Last Song. Per adesso le mie opinioni rimangono quelle che vi ho detto nello scorso episodio, ragazzi. Apprezzo il fattore delle maschere, le abilità sono simpatiche, il combat system sì è lento, le combo sono sus, puoi fare combo di abilità che sono molto più divertenti delle combo con le armi. Cioè, secondo me il fattore armi, cioè, sicuramente le armi ultrapesanti non mi piacciono, cioè preferisco le armi leggere alle armi ultrapesanti, per capirci, almeno su Enotria intendo. I nemici sono sus, alcuni fanno danni assurdi, altri fanno così, quindi forse un bilanciamento dei danni. Le ambientazioni sono super italiane, mi piacciono. Le maschere sono molto fighe. Per adesso mi sta piacendo, sinceramente. Ovvio, sotto livello di originalità, il mio cuore rimarrà per sempre con Stonmachia. Detto questo, io direi di buttarci dentro Enotria, quindi continua. Abbiamo 757 animelle. Allora, voglio un attimo capire una cosa. Allora, Path of Innovation, ma ne possiamo sbloccare altre? Ah, quindi quei drop azzurri sono le abilità. Ah, possiamo testare robe allora. Questo potrebbe essere simpatico, aumenta i danni critici. Questo me lo potrei prendere, vediamo un po', eh. Dodging an attack causa in colui che attacca un rallentamento slightly unrevealed. Potrebbe essere tipo che si rallenta un po'. Sarebbe fichissimo. Proviamo questo. Secondo me potrebbe essere la cosa della Dizzy. Potrebbe essere simpatica pure. Questo pure sarebbe carino da provare. Vabbè, possiamo usare tantissime, ragazzi. 51 punti. L'altra volta me lo sono proprio scordato. Ecco, ricevi meno danno dai danni nemici. Questo magari, ragazzi, perché i pistoleri ci colpiscono. Io proverei a mettere questo a 12. Così abbiamo un po' di ardore e difesa. Che dite? Non so quanto convenga. Però proviamoci, dai. Possiamo pure portare sull'arma. Io porterei pure su questa, mi sa. Facciamo un ultimo livellino e siamo pronti, ragazzi. Level up, facciamo 16. Allora, vorrei provare un attimo a vedere il danno di quest'arma. Ok. Wow, carino! Ok. Beh sì, effettivamente è intrigante questa. Non l'ho usata l'altra volta. Sì, comunque l'ardore fa un pochettino di danno, eh. Ok, ho fatto un attacco sus. Sì, quasi quasi potremmo portarla su questa, effettivamente. Allora, abbiamo due vie, ragazzi. Abbiamo là e abbiamo l'altra strada che avevamo esplorato l'altra volta. Allora, qui c'è un arciere sus, mi ricordo. I nemici più forti di Enotria, gli arcieri sus. E poi io mi ricordo che c'era un'altra strada sui tetti. Guarda che carino questo lettino sus. Eccola, qui mi ricordo infatti. RB. Vedi, mi ricordavo c'era infatti una strada qui. E c'è un arciere infamissimo qua, vero? Eccolo, guardalo. Eccolo qua. Non lo farai. Molto bene. Ah, possiamo pure scendere qua, attenzione. Loot, broken maiolica. Spush, vai. Beh, non è andata molto bene, ragazzi, mi sono ammalato io. Non... I miei piani era farlo cadere, però. Molto Assassin's Creed sta cosa. Ah, è solo per andare qua, dici? Ok, pezzettone importante abbiamo trovato, eh? Ve lo dico. 1, 2, 3, 4, 5. No, dai, riposto, riposto, riposto. Dai. Molto bene. No! E tu da dove vieni, fratellino? No, 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 no. È il momento delle abilità sus. Beh, la combo non è male, eh. Ok. No, 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 no. Muori, muori, muori. Ok, qui c'è un fabbro sus. E qui c'è roba. Ok, andiamo dal fabbro sus, va? Ma è un nemico? È un nemico! Ma dai, pensavo fosse un NPC! Dai, sono rimasto malissimo. Ok. Ok. Ok, il nostro amico fabbro è molto sus. No, peccato! Stamina incredibile. È morto. Molto bene. An ancient vessel. Ok, va bene. Vi giuro, ragazzi, mi ha fregato perché pensavo fosse uno dei buoni, tra virgolette. Invece mi ha fregato proprio la grande questo. Ok, qui c'è un tizio molto sus che aspetterei un attimo prima di, come dire, combatterci. Andiamo da questa parte. Ok, che succede? Ah, ok. Carino. No, questa cosa comunque, questa meccanica del... Sai, no, che puoi costruire le cose con l'ardore è simpatica, devo dire. Hangover Strike. Ok, questo mo poi lo leggiamo. Ah, amici. Trappolone. Dovevo immaginarlo che era un trappolone sus, eh. Lo vedo ignorante, io lo dico. Allora, cerchiamo un attimo di fregarlo in maniera intelligente, tipo. Possiamo fare degli attacchi in salti incredibile. Il
Quanto gli facciamo per curiosità? Vorrei provare a colpirlo una volta, se ci riesco, per capire il danno, ragazzi. Se è possibile, eh. Vorrei colpirlo. Ok, non gli facciamo granché, però. Ok, non è il massimo in questa zona piccola, ve lo posso dire, eh. Ok. Ok, bene. Gli abbiamo fatto male. No, speravo che la mia idea fosse molto più intelligente, però non ha funzionato, vabbè. Io spero che in futuro ci sia una maschera che ti dà equilibrio, perché così premi a usare gli spadoni, perché altrimenti senza equilibrio non è il massimo. Però l'abbiamo eliminato. Ah, ok, posso scappare da qua. Ah, ok, infatti dicevo, come torno dietro? Ok, va bene, questa era una mini boss fight simpatica, devo dire, dai, non era male. Zanni il danzatore, cos'è, un boss, devo dedurre? No, questo non si può rompere. Ok. Armonia, ok, ancora cose di armonia che amplificano Xus, va bene. Come i frammenti di Estus, abbiamo le fiaschette più uno, carino, 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 vabbè ci sta. Cioè ci sono come delle aree del canovaccio in cui se tu entri sono aree chiuse, quindi devi completare l'area per andare avanti. Ok, altrimenti non puoi uscire. No, non lo volevo fare però, io ho premuto B, io non lo volevo fare però, adesso. Pensavo che potessi tornare indietro, io non lo volevo fare adesso con 2860 anime. Che sono tanti livellini, ragazzi. Io non volevo fare questa cosa, però, mannaggia. Abbiamo veramente un sacco di anni. Rompe equilibrio! Ok, meno uno. L'idea è carina, l'avrei fatto, però avrei preferito, come dire, non avere tutte queste anime che possono sparire tra poco. Oioio, ragazzi. Ah, beh, amici. Come dire. Ok, meno uno. No, 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 voglio fare lo spadone, sus! Ok, contro sti cosi lo spadone è efficacissimo. Ok, molto bene. Come ho detto nell'altra video, questo sembra vino. Hanno buttato del vino sus per strada. Veemenza elementale, va bene. Poi leggiamo tutto, ragazzi. Cerchiamo di sopravvivere a quest'area sus. Push. Ok, obbligatorio per aprire il portone. Ok, ragazzi, ma pensavo peggio. Meno male, va? Meno male. Uiu. Siamo, sì, dall'altra parte. Ok, ci siamo. Bene. No, ragazzi, mi ero preoccupato, eh. Barocca e maiolica, va bene. Vediamo quanto curano più uno. Eh beh, curano parecchio, eh. Ok, io direi di fare immediatamente un livello. Prova la velocità. Oppure potenziamo l'arma. Fa un po' vedere. Io direi di fare più 3 questa. 13 e 14, oppure vogliamo fare 14 a Cunning, così aumentiamo un po' l'attack power e stamina, dai. Facciamo così, dai, 14 e poi continuiamo con Fortitude, dai. Ecco fatto. Bene. Butcher Cleaver. Ah, questo mi sa che è un droppino raro, ragazzi, eh. Mi piace. È lenta al giusto. Wow, mi piace quest'arma. Facciamogli il reposto con la... col Butcher Blade. Ok, Butcher Blade, mi piace. Poi ragazzi, magari la droppano sempre, però secondo me mi dà l'idea di drop sus, che dite? Siamo stati fortunati? Ah, amico, tu sei forte, mi dicono, eh. Ah, l'abbiamo incastrato, godo. Ma, ah, ragazzi, questa è la giusta punizione, che dite? No, l'abbiamo sbloccato, l'avevamo incastrato, mannaggia. Mi ha incastrato sulle scale. C'è poco da fare. Amici, questo è un toro. Mi dirai che quando colpisce ti stanna per 20 minuti. Quello è un po' sus. Ma io... No, ok, devo mettermi per forza l'arma pesante, vabbè. Oppure potremmo fare una cosa molto più furba, ragazzi. Tipo schivarlo. Che dite? Ma chi ce frega? Ecco, apriamo il portone, va? Allora... Almeno abbiamo aperto la stradina sus, che è quello che mi interessava. Ok, qui c'è gente... Mamma mia, ragazzi. Che danno assurdo. Vabbè, stavamo nel Dizzy, quindi ha senso che ci facevano così danno, eh. Perché il Dizzy aumenta il danno che facciamo, ma anche il danno che prendiamo, eh. A meno che non ci colpiscono attraverso i muri come fanno in tutti i Souls. Ah, ok, perfetto. Appena ho fatto la battuta che sicuramente non ci colpiranno attraverso i muri, invece lo fanno. Perfetto. Va bene.
Ok, questo è un modo per schivare quel gigante praticamente. Però ammazza. Ah, lì c'è un boscaiolo sus. Ah, qui possiamo fare del platforming, mi sa, C'è roba qua, ragazzi, Ah, è proprio un'altra strada, vedi? Carino. Ok, proviamo lo spadone. 167. Ok, questo se ne va. Ah, questo mena perché c'ha il buff sus. Sì, comunque l'ardore un minimo di danno lo fa, avete visto quando faccio lo stop. Non ne valsa la pena mai nella vita. No, volevo fare un'altra cosa comunque. Mi piace che loro si possono potenziare l'arma in maniera così sus. Vabbè. Non so perché non mi ha fatto B. Vabbè. Vabbè. E muore. Ok. Lumberjack Axe, ce l'abbiamo già però. Andiamo in dual. Ok. Qui c'è un altro scrigno. Headstrong Banner. Va bene. Ma qui se salto dentro posso tornare fuori? Ah sì, ok. Allora easy. Ah, trappolona, eh. Simpatici. Eh sì. Colpo critico. Lo freghiamo così. Ecco fatto. Gennaro ci saluta. Ok, stiamo proprio, vedi, girando attorno a questo tizio sus che non riesco a ammazzare perché è veramente duro. Proveremo a ucciderlo magari fisciandolo un po'. Dobbiamo provare a pararci da questi, eh. Ok. Ah, mi ha fatto male, eh. Abbiamo rotto? Ragazzi, abbiamo vinto. Oh, l'abbiamo rotto, ragazzi. Beh, direi che il karma ci ha aiutato qua, Che dite? Ce lo siamo meritato questo momento sus di Enotria? Che dite? Io penso di sì. Io penso ce lo siamo meritato. Ah, possiamo potenziare qualcosa? Allora, io direi di potenziare intanto la Juniper Sword. Upgrade. Cioè abbiamo quella al 4 e questa al 2 e facciamo qualche livellino sus. Facciamo 18 e 16, così abbiamo pure 100 stamina attack power, che dite? Andiamo così, dai. Allora, però abbiamo droppato un sacco di cosine nuove che io voglio un attimo vedere perché possiamo cambiarcele un po'. Ovviamente io sto usando sempre questa maschera qui, non sto usando la maschera quella che spara da lontano perché effettivamente non è che abbiamo armi range, quindi. Allora, io volevo usare questo perché ragazzi, la Dizzy, come vedete, la troviamo spesso, quindi potrebbe. E poi vorrei mettere questo, che mi shotta i nemici piccoli. Al posto della Spear, che potremmo mettere? Perché ne abbiamo trappate un po'. Veemenza elementale. Questo è lentissimo, è andante. Questo non sarebbe male avere un buff al posto della lancia. Possiamo provarla? Questo invece che fa? Io proverei a mettere il buff al primo posto. Qui ci mettiamo Falling Star. Pure questo mi interessa, Falling Star. Che dite? Mazza o spadone? Proviamo prima spadone. In caso mettiamo Falling Star. Va bene. Ok ragazzi, io ho ancora un po' di tempo prima di pranzo, quindi direi di buttarci. Allora, abbiamo due strade. Ok. Vabbè, non era quello che volevo fare. Ah, giusto, c'è pure quest'area qui. Proviamo qua, che succede? C'è un sacco di cose da fare, ragazzi. Ah, ma che simpatico. Mi sa che abbiamo fregato il gioco? No, invece no. No, sono morto. È una di quelle stanze distorte, però, cioè, devi essere bravo a schivare e non cadere sulle punte. Vabbè, ok, un po' sus questa cosa. Allora, io devo stare fermo, quindi, senza questo, devo stare immobile. Devo uccidere prima questo. E va bene. E poi devo andare dall'altra parte? Ok, vabbè, fatto. Tutto qua. Questo era. No, continua. E qual è il premio per aver fatto questa cosa, scusami? No, l'idea è carina, però qual è il premio? Ah, non c'è premio. E che l'ho fatta a fare allora? Vabbè, sus, va bene. Mi pare che tutta quanta qua, non credo ci sia altro. Qui c'è il falò.
Che mi dici, caro? Qui dentro c'è un boss palese, dai, è talmente ovvio, dai. Ciao, Maskless One. Go forth and compose carnage. Vai e fai un massacro. E finiamo l'episodio con quello che ci sta là dentro, eh? Che ci sta? Un drago? Un drago sus. Che ci starà qua dentro? Mi sa che è grosso questo, amici, eh? Behold the grand Mamma mia, quanto è duro! Ai ai ai, caramba, è durissimo. Amici, oh, l'ho pregato? Ok, conviene pregarlo? Allora, questa cosa che mi stanna per mezz'ora è un po' sus, ve lo dico, eh. No, volevo provare a pregarlo. Ok. No, l'ultimo. No, non credo si possa pregare l'ultimo. Ma io non penso si stanni come altri questi, eh. Ah, capisco. Serio, allora devo fare così tutto il tempo? È un modo anche quello, certo, mi dirai che ci metto 200 anni, però. Ma sto cercando di pensare qual è la tecnica migliore per eliminarlo. Se andare di perri, capito? Un po' sus. Non è entusiasmante perché è simile a quell'altro coso, quindi. A meno che mo si trasforma in un drago, non lo so. Ripeto, lo potrei fare cheese, veramente, non. Così un colpetto alla volta. Ah, ok, ha la fase 2, pare. Ah no, ma è identica a quella. Non lo so, ci credete che mi è piaciuto molto di più la boss fight del tutorial che questa affare? Non lo so, non mi dà niente questa affare, non lo so. Scusate ragazzi se sono stato fino a mo' positivo, ma adesso un po' negativo, però. Non lo so, non mi ha dato una bella sensazione sto coso. Ecco, secondo try ragazzi, l'ho fisciato fino alla morte, va bene così. Ok. Lo abbiamo purgato. Tu vuoi dire niente? Non so quanto convenga portare su queste. Difesa, forse un po' di difesa, che dite? Facciamo 20, 18, 12, 10, 12. Facciamo così, va? Ragazzi, io direi che da questo terzo episodio di Enotra può finire tutto quanto qui. Abbiamo fatto un bel episodio, abbiamo ammazzato il boss. Prossimo episodio leggeremo tutte le cose che abbiamo droppato. Incredibile. Questo boss un po' mi ha deluso, nel senso mi aspettavo qualcosina di più. Però è anche il boss fight della demo. Non mi aspettavo la versione di quello grosso che abbiamo già ammazzato con la maschera diversa. Però la cosa forse più fastidiosa è lo stun. Quello mi dà molto fastidio. Mi sono divertito di più a esplorare il paesino che a sconfiggere questo boss. E nonostante l'ho battuto al secondo tentativo in maniera sus. Comunque, per farvi capire. Ragazzi, che cosa siamo a voi e ci vediamo forse nel quarto episodio di Enotria. Se continua oppure facciamo un altro giretto nel paesino e poi concludiamo la demo di Enotria. Che dire ragazzi, che cosa siamo a voi, vado a mangiare e ci vediamo nel prossimo episodio.